20.000 mi piace e lancerò un nuovo format qui sul canale. Ragazzi, manca pochissimo ai 220.000 iscritti, continuate a iscrivervi, grazie di tutto per il supporto che mi state dando ogni giorno, cercherò di portare sempre contenuti migliori sul canale. Come potete vedere siamo sotto la Tour Eiffel, quello che si è svolto ieri sera è stato qualcosa di clamoroso. Siamo qui a Parigi e adesso vi lascio con il video. Che ore sono? Le 4 del mattino. Signori, signore, sono Luca Campolunghi. Sono le 4 di notte, stiamo andando in aeroporto, destinazione Parigi, per andare ad assistere, dillo tu, alla cerimonia del pallone d'oro. Scopriremo chi sarà il vincitore del pallone d'oro. Io ho la pelle d'oca solo al pensiero. Ci vediamo in aeroporto. Ciao. Arrivati in aeroporto, eccoci qua, quasi vuoto. Il nostro volo che ora è? Alle 6. E ora che ore sono? Le 5. 4:53. Tra un'ora abbiamo il volo circa. Colazione, io ho preso un pancake alla Nutella, spremuta. E un mini muffin. Alice, mini muffin, anche lei la spremuta. Buono? Eccoci. Il figlio ha rubato il posto. Mi ha rubato il finestrino, infatti. C'è già la prima polemica, ci aspetterà circa un'oretta e mezza di volo. Ci vediamo a Parigi. La città dell'amour. La città del pallone d'oro. Siamo arrivati a Parigi, piove. Mamma, mamma mia, adesso prenderemo il taxi, il treno, non lo so, e vediamo. Perché dobbiamo arrivare in hotel, sono le 8 del mattino, c'ho un sonno clamoroso. Siamo in metro, in treno, non ho capito. Direzione hotel, finalmente ci siamo. Siamo arrivati davanti all'hotel. Il problema è che sono le 9:30 del mattino e il check-in ce l'abbiamo alle 3. Alle 3 del pomeriggio. Voi adesso ditemi cosa dobbiamo fare fino alle 15 in giro per Parigi sotto il diluvio. No, ragazzi, non ci voglio credere. Hanno fatto per me. Non ci voglio credere, guardate. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Vedi, è un negozio normale. Andiamo dopo. Anche a Parigi l'incubo non ha vista, amore, ti ho portato al museo del Louvre. Quindi è pieno di quadri? Sì. Avevamo visti da vicino o da lontano? Questo quadro va visto da lontano. Prima di andare al Louvre ci siamo fermati da Casa Nuova, ristorante italiano. Non so cosa scoprire. Ragazzi, abbiamo appena scoperto che la pizza margherita costa 14 euro. Non mi esprimo. Come antipasto abbiamo preso la burrata col pesto e la bresaola con rucola e grana. Le divideremo entrambe e niente, buon appetito. Niente, la fila inizia da là. Il problema è che poi c'è tutto qua fino a là e pure dall'altra parte. Ci sono 3 ore e mezza di attesa, quindi andremo in hotel sperando di riposarci un po', perché vorrei dormire prima del grande evento, vorrei essere riposato, perché non capita tutti i giorni di avere davanti Messi, Haaland, Mbappé, Bellingham, tutti. Finalmente siamo arrivati in hotel, sono le 3 del pomeriggio, adesso dormiremo 3 orette, poi ci prepariamo insieme per andare alla cerimonia. Alice sta già dormendo. Il grande momento è arrivato, ragazzi. Non vedrete mai più un Luca Campolunghi vestito così. Amore, fatti vedere. Ta-da, che bella. Scusa, però, tieni. Aspetta. Un attimo, dai, fai vedere anche me, scusa. Luca Campolunghi in camicia, con le scarpe eleganti e il vestito. Per i grandi momenti ci vuole un grande aula. Arrivati, ragazzi. Red carpet. C'è un casino di gente. Madonna. Ragazzi, ho avuto Messi a tanto, così vi lascio la clip. Video, perché era lì, l'ha guardato, voleva fare la foto con lui. Cioè, ma... mi ha pure guardato, ragazzi. Messi mi ha guardato. Le guardie del corpo mi hanno sbattuto via. Ero a tanto così da fare la foto con Messi. Manchester City, Jude Bellingham, Real Madrid. Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain. Le trophée Copa est remis à
a Jude Bellingham. The Yashin Trophy winner is Emiliano Martinez. Gerd Müller Trophy winner is the brilliant Erling Haaland. Women's Ballon d'Or 2023 goes to Aitana Bonmatí. La Bonmatí. 2023 Ballon d'Or France footballer is Lionel Messi. Messi ha vinto il suo 8° pallone d'oro. Scrivete qui sotto nei commenti a chi l'avreste dato voi. Tu a chi l'avresti dato? No, se lo merita. C'è lì il pallone d'oro, amore. Amore, devo fare una foto. Il pallone d'oro io. L'anno prossimo, 2024, lo vinco io, No, ma non lo metto. Di tutti i giocatori, ragazzi, l'unico a cui sono riuscito a rubare un selfie, cioè tra l'altro venuto malissimo, è Jude Bellingham, che comunque è un ricordo, cioè è comunque una foto con Bellingham. E invece con la foto che ho fatto bene è stata con Speed, vabbè, comunque anche lui bello famoso, L'anno prossimo, stagione 2024, prometto di vincere il pallone d'oro, perché è un trofeo che mi manca. Darò il massimo sia per il club che per la mia nazionale. Vabbè, basta con le cagate, vai. Ragazzi, è stata un'esperienza assurda. Aver visto Messi vincere il mondiale in Qatar e veder Messi vincere il suo ultimo pallone d'oro è da pelle d'oca. L'ho avuto a 2 centimetri da me, purtroppo è stato impossibile far la foto con i calciatori perché c'erano 1000 guardie del corpo. Siamo di nuovo qui sotto la Torre Eiffel, dove tutto è cominciato, e io non mollerò, perché lo sapete che il mio obiettivo è quello di incontrare Haaland. Haaland non l'ho visto neanche per sbaglio. Non mollerò, la missione Haaland è ancora in corso, lo devo incontrare sia per me che per voi. Dobbiamo realizzare questo sogno. Secondo voi ce la farò un giorno a fare la foto col vichingo? Speriamo.